Questo signore si ha 2-3 appartamenti e poi ci lamentiamo che Salvini prende i voti per colpa di questi turchi qui. Elisa, tutte le mattine io sto qui con il signor Verdone a parlare di malattie e dispiaceri, tu passi con la tua utilitaria, quella, a raccogliere. Sei contenta? A fare un po' di caciara. Ma sei contenta? No, però... Perché non sei contenta? Lasciamo stare. Cosa vorresti da diciamo, tutti gli uomini meritano... Il comunismo perché è nato? Per gratificare il genere umano, certo. E non dividerli sfruttati e sfruttatori. Tu cosa vorresti? La risposta l'hai data tu. No, qual è la tua aspirazione? I miei diritti riconosciuti. Quali sono i tuoi diritti? I miei diritti di lavoratrice. Lavoratrici in questo caso scopino, come si dice. Quindi non abbiamo... Vabbè, lasciamo perdere, sarebbe un discorso troppo lungo. No, ma dimmi, cosa ti piace? Cosa... Questo periodo va tutto con molta fatica. Ma cosa ti piacerebbe? Quindi abbiamo straordinari bloccati, non li pagano, quindi... Tu sei una società in appalto che, diciamo, sì, l'AMA. Per conto di AMA. Va tutto bene, è che solo questo periodo stiamo cercando di non sopperire, che c'è stata Il tuo sogno qual è? Il mio sogno è... No, non ho grandi ambizioni. No. Il mio sogno è realizzare un rifugio per gli animali abbandonati. Questo è il mio sogno nel cassetto. Addirittura? Yes. E perché? Quindi diciamo che il genere umano fa schifo, l'animale invece è buono. Merita, è Hai sentito chi ha detto? Sì, è bravo. È bravo, lo sappiamo che è bravo. Come ma che animali? Canguri? Animali in difficoltà, cani. Adesso c'era un piccione moribondo cucciolo, perché si vede che è stato abbandonato dalla mamma. Pure che i piccioni sono fastidiosi come i gabbiani, fanno caciara. Pure io non riesco a vedere animali dove che soffrono. Dove vivi? A Roma, ovviamente. A Rocca di Papa. A Rocca di Papa? La leggendaria, devi sapere che quando l'uomo è andato sulla Luna nel 69, tu non eri nata, io ero a Rocca di Papa dell'estate. Vabbè. Coincidenze, abito proprio in mezzo ai boschi perché amo gli animali e la natura. Senti, ma ti piace lavorare in questo quartiere? Mi piace molto, questo perché? È un bellissimo quartiere. Monteverde. Perché c'è un po' più di civiltà rispetto a tante altre zone di Roma. Hai lavorato anche in altre zone di Roma? Sì, certo. E chi vedi qui? Renato Zero? Fino adesso no, ho incontrato qualche VIP Carletto, poi ho incontrato non mi vengono i nomi. Ma chi è? È un attore, Ricky Memphis. Ricky abita qua dietro, tutta gente del quartiere. Io esco in pigiama, vedi, con le ciabatte. Io pure pigiama. vorrei togliermi la maglietta perché fa caldo. Elisa, non grazie. Mi voglio lamentare. Che canale ha il tuo? Si chiama PAC, lo troverai. Cerca PAC, PACK su YouTube, Fulvio Abate, lo trovi subito. Ok, grazie. Grazie, Fulvio. Buona grazie giornata. A te. Torna buona alla giornata. Tua utilitaria. Grazie, molto volentieri. Ciao, hai capito? Vieni a rubare denaro qui da noi che siamo già in difficoltà. Lei è brava, sempre il molto lavoro. Molto brava. Lavoro sempre. Ti ho dato i soldi oggi? No. Chi è? Grazie. Bene. Grazie mille. Saluti. Ciao. Pac. Hai visto?